abbiamo sempre cercato di dialogare con la direzione generale dell'ASL, quindi, che per noi è il punto di riferimento, ma non siamo mai stati ascoltati nella maniera corretta. Quindi tralascio tutto questo per dire semplicemente, per leggervi semplicemente un breve articolo che dà la parola praticamente a qualcuno che sicuramente ne capisce molto più di noi, che vediamo la cosa solo da un punto di vista evidentemente del servizio al cittadino. E questo qui mi riferisco a un articolo del dottor Alberto Artom, che dice, tra le altre cose, esiste un collegamento viario inadeguato, soprattutto rispetto all'ospedale di Cairo. Penso che tutti abbiate visto in che condizioni ci troviamo quando ci sono delle nevicate di un certo tipo. D'estate è anche peggio perché la riviera è praticamente impraticabile. Dunque, a dirlo è il dottor Alberto Arto, presidente del collegio dei primari dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure. Tra le altre cose, poi dice, dunque, creare un secondo polo ospedaliero a Levante che unisca le strutture di Cairo e Savona, spero si possa realizzare e gestire nel miglior modo possibile, senza campanilismi. Pensare invece ad un unico ospedale savonese sia una cosa folle. La logistica, il collegamento viario non permettono un'idea simile. Il tempo significa salvare le vite in casi quali ictus, infarto o altre gravi patologie. L'idea di un unico ospedale del tutto demagogica, conclude Arto. Questo è uno specialista, credo, di chiara fama. Sinceramente faccio fatica a capire quali sono, come dire, le polemiche, cioè verso che cosa tutta la polemica è indirizzata. Perché ho sentito parlare di contrarietà alla chiusura dell'ospedale. Partiamo dalla cosa principale. Nessuno ha scritto e ha manifestato la volontà di chiudere l'ospedale di Cairo. In tutti gli atti, compresi il piano che la ASL ha preparato, si prevede nella provincia di Savona, ha ragione il dottor Arto, ho letto anch'io quell'intervento del dottor Arto che diceva non ci può essere a Savona un ospedale unico. Noi infatti siamo consapevoli di questo e abbiamo anche recentemente riaffermato che occorrono due poli ospedalieri, uno a Levante e uno a Ponente. Credo che le questioni poste all'attenzione del Consiglio regionale siano importanti. Se si vogliono dare delle risposte e non aumentare i costi della sanità, bisogna, nelle zone disagiate, che sono anche vicino al confine con altre regioni, dare delle risposte essenziali. Quindi per una doppia ragione di risposta al territorio, di risposta anche dal punto di vista economico, perché altrimenti tra 2 o 3 anni pagheremo più in fughe, perché tante volte magari per voi è più comodo andare in Piemonte che non venire fino a Savona, andare fino a Pietraligure. Credo che questo lo dobbiamo fare. Quindi quello che diceva Melgratti non è che dobbiamo fare la lotta e la guerra tra province. Io credo che l'ospedale che va salvaguardato della provincia di Savona è proprio l'ospedale che si trova in una zona disagiata. Magari bisogna guardare un po' più a Ponente la provincia, come razionalizzare, visto che ci sono 2 ospedali nel raggio di 10 km.